fine ce l'ha fatta Vandaferro a conquistare il seggio a Palazzo Campanella. L'ex competitor di Oliverio ha lottato da sola e alla fine ha avuto ragione. Chi le farà posto? Il progetto per contrastare il fenomeno dell'erosione della costa è fermo negli uffici della regione da 4 anni. I sindaci del Tirreno Cosentino sono in rivolta. Domani tutti a Catanzaro per protestare. Fermati dai carabinieri 4 giovani ospiti del centro di accoglienza in Amantea, sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un ordigno rudimentale ha distrutto la vetrata di un concessionario d'auto a Reggio Calabria. La settimana scorsa nello stesso esercizio commerciale era stata fatta esplodere una bomba. Il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, replica al senatore pentastellato Nicola Morra, che aveva chiesto il commissariamento per infiltrazioni mafiose. Il primo cittadino bolla come infondato e pretestuoso l'affondo dei 5 Stelle. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in anteprima parliamo della consulta che ha deciso Vandaferro entra in consiglio regionale. Una battaglia, lei dice, condotta in solitudine. Ora il TAR dovrà decidere chi le lascerà il posto a Palazzo Campanella fra i consiglieri azzurri Mangialavori e Morrone. Ma vediamo il servizio di Rosalba Baldino e gli auguri alla Ferro da parte del vicepresidente della giunta regionale Antonio Viscomi. Il fatto nuovo che rimescola le carte dell'assetto politico nell'astronave regina, Vandaferro, lo ha deciso la consulta, entra in consiglio regionale. Un'attesa lunga 2 anni per l'esponente di Forza Italia che si è rivolta al TAR della Calabria per ottenere giustizia. Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva investito della questione la Corte Costituzionale, che di fatto ieri ha decretato l'illegittimità dell'articolo 1 della legge elettorale regionale della Calabria, nella parte in cui escludeva dall'elezione in consiglio il miglior candidato presidente sconfitto. Una battaglia condotta in solitudine, lo ammette la stessa Vandaferro. Ho sempre creduto nella magistratura e nella giustizia, ancor di più in quello che sarebbe stato l'esito della consulta della Corte Costituzionale, una battaglia non di Vandaferro ma una battaglia per le tante persone che hanno creduto in un progetto quasi impossibile, in una scommessa, devo dire, abbastanza dura. Sono soddisfatta e mi auguro di poter rappresentare quell'altra metà del cielo, come si suol dire dal punto di vista politico, nei quali tanti giovani e tante donne hanno creduto, ma soprattutto anche a distanza di 2 anni vissuti in grande solitudine. Mi auguro che ci sia un'apertura, che ci sia ovviamente anche il riconoscimento di una persona che non ha impugnato tutta la legge, ma che ha impugnato solo la parte che riguardava il miglior perdente escluso e che quindi ha rispettato la sovranità popolare, ma la stessa cosa deve avvenire da parte del governatore e ovviamente di chi lo affianca nell'ascoltare un'opposizione in grado di determinare quel miglioramento, ma soprattutto quella svolta che in questi 2 anni non si è neanche percepita. Il TAR ora dovrà decidere chi lascerà Palazzo Campanella. Toccherà a Giuseppe Mangialavori, eletto nelle liste della Casa delle Libertà, o a Ennio Morrone, eletto nelle liste di Forza Italia. Vedremo. Il caso Ferro non è stato il solo ad agitare questo primo scorcio di consiliatura regionale. La Democrazia Cristiana infatti aveva chiesto di annullare le elezioni del 2014, ricorso quest'ultimo rigettato. La sentenza risale a 1 mese fa. Ora il governo regionale, rispetto ai pronunciamenti della consulta, sottolinea il rafforzamento della legislatura che, sostengono, non è in discussione. Ieri c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale su Vandaferro. Personalmente sono molto contento, ieri sera ho provato a chiamare Vandaferro, però le ho mandato un sms, ma insomma ci eravamo visti non tantissimo tempo fa. Sono contento che una legge che era stata probabilmente costruita con molto disattenzione, ma che ha prodotto come effetto quello di togliere dall'assemblea legislativa regionale, dal consiglio regionale, la principale esponente dell'opposizione in campagna elettorale, sia stata messa nel nulla dalla Corte Costituzionale. Ora Vandaferro entra in consiglio, la palla passa al TAR che dovrà stabilire chi fra 2 consiglieri di opposizione dovrà ritornare invece a casa
e quindi inizia una guerra giudiziaria su un altro fronte. In bocca al lupo a Vandaferro e miei auguri e spero di vederla presto. Cambiamo adesso argomento, parliamo di erosione costiera, perché 10 mesi fa abbiamo fatto un servizio sul litorale tirrenico funestato dalle mareggiate. Da allora nulla è cambiato, le amministrazioni comunali possono fare ben poco senza l'approvazione di un progetto che giace da anni sulle scrivanie della regione. Intanto la gente vede il mare sempre più vicino alle proprie case e ha paura. Domani la protesta davanti alla cittadella regionale di cittadini e amministratori, che ha raccolto il grido d'allarme. Gianluca Pasqua, sentiamo. La signora Giovanna vive a Messinette di Fuscaldo da 66 anni. Ci racconta che la spiaggia in questo punto era lunga 300 metri. Adesso il mare c'era quasi in casa e l'ultima mareggiata ha fatto traballare anche il muro in cemento armato che difende l'abitazione, visibilmente inclinato. L'ultimo anno è stato drammatico per gli abitanti della zona. Questa è una foto del litorale scattata a ottobre 2015. La spiaggia era lunga 30 metri. Oggi, nel punto ritratto, ne restano pochi e 15 giorni fa una famiglia residente in questa palazzina se l'è vista brutta. Dove siamo noi adesso arrivava la spiaggia, ora ci sono 6 metri di profondità ed è critica perché ogni mareggiata, specialmente l'ultima che c'è stata, è un timore, è un danno. Ha fatto danni tremendi non solo alla nostra parte, anche altrove, però noi abbiamo una casa e ogni volta che c'è un po' di mare mosso inizia l'ansia, non dormiamo più la notte perché sentiamo un rumore e diciamo è crollato qualcosa, quindi è preoccupante. Aurora fa parte della delegazione che protesterà domani presso la cittadella regionale, mentre i sindaci di Fuscaldo, Cetraro, Acquappese e Guardia Piemontese faranno valere le proprie ragioni per tentare di sbloccare il progetto di intervento contro l'erosione che giace da anni in regione. La gente del posto, i proprietari di case sono disperati perché il mare ormai è arrivato sotto le case. Si stanno per trasformare in palafitte. E quindi ecco, io raccolgo quotidianamente la loro disperazione che diventa anche la mia, proprio perché di fronte a un fenomeno così macroscopico, così complesso, diventa difficile poter dare risposte. Siamo in attesa di un progetto che da oltre 4 anni dovrebbe arrivarci, quindi con l'esecuzione di questi lavori. Dovremmo essere alla fine, ma siamo stanchi di aspettare. Prima la valutazione di impatto ambientale, poi il parere archeologico. C'è sempre qualcosa che ostacola l'avvio dei lavori e intanto il mare continua ad avanzare. Con una stagione invernale ancora da vivere, il quadro è tutt'altro che rassicurante. Il mare non aspetta, il mare non ci dà il tempo di avere questi pareri. Però la burocrazia è questo. E allora ecco, come dire, vogliamo andare alla regione a sollecitare l'immediato inizio dei lavori. Adesso apriamo la pagina del lavoro, perché incroceranno le braccia venerdì prossimo a Cosenza i dipendenti del consorzio Autolinee, lo sciopero di 24 ore deciso per dire no alle esternalizzazioni decise dall'azienda e si teme anche per i posti di lavoro. Vediamo. Il venerdì nero dei trasporti su gomma lo annuncia il sindacato, la FILT CGL, che ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale dell'azienda Consorzio Autolinee di Cosenza per dopodomani. I lavoratori incroceranno le braccia, dunque bus fermi e niente corse se non nelle fasce di garanzia, un'avvertenza che va avanti dal 21 maggio scorso, quando tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'azienda hanno proclamato lo stato di agitazione del personale al fine di avere chiarimenti sulla creazione di una nuova società SRL denominata Consorzio Autolinee TPL, alla quale saranno conferiti personale e mezzi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, oltre a contestare fortemente diverse esternalizzazioni di alcuni settori ritenuti primari, quale officina e manutenzione dei mezzi. Si teme insomma per i posti di lavoro. Esternalizzazioni improponibili le definisce la CGL, in quanto producono significativi mutamenti dell'assetto organizzativo aziendale, tali da pregiudicare la quantità e la qualità dei livelli occupazionali. Ed ora la pagina di cronaca. 4 giovani ospiti del centro di accoglienza di Amantea sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sentiamo.
Lo spaccio avveniva nel centro di accoglienza di Amantea e la droga veniva ceduta anche a ragazzi minorenni. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Paola hanno consentito di documentare quanto avveniva nella struttura del centro del Tirreno Cosentino. Il blitz, che ha visto l'impiego di circa 50 carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, della Compagnia Speciale e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, è scattato nella notte. Le manette sono scattate ai polsi di 4 giovani africani di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Uno di loro, che si era reso irrepelibile la notte scorsa, è stato rintracciato e arrestato questa mattina. Gli inquirenti, nel corso delle indagini, hanno accertato l'esistenza di un collaudato sistema di approvvigionamento, confezionamento e successivo spaccio di marijuana, che poteva contare anche su un articolato sistema di sentinelle sparse all'interno della struttura. Da quello che finora abbiamo accertato, chiaramente ci sono ulteriori indagini e approfondimenti. Abbiamo visto che gli approvvigionamenti avvenivano sempre con un canale di connazionali al di fuori anche del territorio della provincia. L'operazione condotta questa notte si è conclusa con un brillante risultato, ma mi preme sottolineare anche che non ci sono state alcun tipo di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Merito di un dispositivo rafforzato che ha visto l'impiego di oltre 50 militari di reparti speciali e chiaramente appunto dell'opera di mediazione anche di operatori del centro. Dalla provincia di Cosenza ci spostiamo nel Catanzarese, dove i carabinieri del nucleo operativo ecologico della compagnia di Soverato e personale del reparto nucleare batteriologico, chimico e radiologico dei Vigili del Fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo sulla spiaggia di Montauro nel Catanzarese. L'obiettivo dei controlli è individuare eventuali tracce di scorie radioattive. Stamani le squadre dei carabinieri del Vigili del Fuoco hanno effettuato analisi prelievi e carotaggi lungo tutto il tratto di costa. Con apposite apparecchiature è stata misurata la radioattività delle sponde del torrente Franco. I primi rilievi, secondo quanto trapelato, avrebbero mostrato dati nella norma. Gli esami comunque proseguiranno in laboratorio. I risultati verranno poi inseriti in una relazione che gli specialisti dei Vigili del Fuoco invieranno all'autorità giudiziaria. La tematica sarà trattata anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Una pistola Beretta calibro 22 munita di caricatore, 6 proiettili e 50 grammi di hashish sono stati trovati dai finanzieri nelle vicinanze dell'Università della Calabria. Le fiamme gialle di Cosenza hanno notato due giovani nei pressi del cubo 32. Alla vista dei finanzieri si sono dati alla fuga abbandonando una busta contenente la droga. Le ricerche nella zona hanno poi portato alla scoperta della pistola, che era nascosta nell'incavo di un albero. Scontro tra un'auto e un tir sulla A3 nel tratto tra Sant'Onofre e Pizzo nel Vibonese. Nell'incidente un 39enne di Rosarno è morto sul colpo, mentre un giovane di 18 anni che era in auto con lui è rimasto gravemente ferito. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Un ordigno rudimentale ha distrutto la sala cinesca e una delle vetrine di una concessionaria di auto a Reggio Calabria, nella zona nord della città. Si tratterebbe di un ordigno a potenziale ridotto. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco. Una settimana fa una nota concessionaria di pentimele, sempre nella zona nord della città, è stata colpita da una bomba. In quell'occasione 10 auto sono state distrutte dalle fiamme. Maltrattamenti in famiglia, denunciato un 42enne dai carabinieri di Montaltofugo nel Cosentino. L'uomo avrebbe tentato di introdursi all'interno dell'abitazione dell'ex compagna forzando la porta d'ingresso. I militari hanno anche accertato che la donna da tempo era vittima di percosse, ingiurie e minacce da parte dell'ex. Strade al buio a Crotone per il furto di cavi di rame dell'illuminazione pubblica. Il furto si è verificato sulla strada del parco che collega il centro della città pitagorica al quartiere Tufolo. Indagini in corso per identificare gli autori. Intanto il sindaco, dopo un sopralluogo, ha disposto l'immediato ripristino dell'illuminazione sull'importante arteria cittadina. Ancora una notizia di cronaca che arriva da Lamezia, l'aggressione in pieno centro questa mattina nelle vicinanze delle poste centrali di Nicastro. Due donne, madre e figlia di 84 e 43 anni, sono state aggredite alle spalle. Forse un tentativo di furto andato a vuoto. Le due di Conflenti si sono recate al pronto soccorso di Soveria Mannelli, dove hanno ricevuto le cure del caso per traumi subiti e sono state poi dimesse. Madre e figlia, secondo il loro racconto, dopo aver parcheggiato
parcheggiato l'auto nelle vicinanze dell'ufficio postale si sono recate nella struttura. All'uscita, mentre si stavano tornando verso l'auto, uno sconosciuto le ha aggredite alle spalle tentando di scipparle. Solo la pronta reazione dell'anziana, che non ha mollato la presa, ha fatto sì che il tentativo andasse a vuoto. Le donne giunte in ospedale hanno anche avvertito i carabinieri. Parliamo adesso di lotta alla criminalità organizzata, perché la Regione Calabria pensa ad una sua legge. La commissione consiliare anti-ndrangheta, presieduta da Arturo Bova, ha dato il via ad una serie di audizioni con i soggetti economici, istituzionali e associazioni per lavorare a delle misure che aiutino soprattutto gli imprenditori ad opporsi alla prepotenza criminale e a non cadere nella rete dell'usura. Marisa Fallico, sentiamo. La malapianda dell'Ndrangheta, si sa, in Calabria non solo cresce rigogliosa nonostante i costanti e duri colpi inferti da procure e forze dell'ordine. C'è bisogno di nuove misure, di nuovi strumenti per prevenire o quantomeno mitigare l'impatto dell'agire criminale sugli operatori economici, vittime di estorsioni ed usura, di intimidazioni e condizionamenti. È vero, ci sono le leggi nazionali, ma anche la Regione deve fare la sua parte. E va in tale direzione la proposta di una legge a cui sta lavorando la Commissione anti-ndrangheta di Palazzo Campanella, presieduta da Arturo Bova, da portare in Consiglio regionale per l'approvazione, e che ha l'obiettivo di calibrare l'azione di intervento sulle specificità territoriali. Stamani al via le audizioni con i soggetti interessati, associazioni, enti, istituzioni, mondo creditizio. Oggi, ha detto Arturo Bova, mi è sembrato di cogliere tra i presenti una rinnovata volontà di opporsi con gli strumenti che la democrazia mette a disposizione a chi pretende di vivere sulle spalle degli altri, minacciando o addirittura aggredendo fisicamente chi non si piega al gioco mafioso per salvaguardare se stesso, la propria famiglia e l'attività d'impresa. Particolarmente significativa per il presidente della Commissione anti-ndrangheta la presenza alla seduta di oggi dei rappresentanti di Banca d'Italia e ABI. Si tratta di due istituzioni di valore internazionale che hanno dato ampia disponibilità a fare parte di un tavolo di confronto che contiamo, dice Bova, di rendere operativo nelle prossime settimane. D'altronde, la difficoltà di accesso al credito per le imprese calabresi favorisce il dilagare dell'usura e consente alle cosche di impadronirsi di aziende pulite. La nuova legge, ha concluso Bova, dovrà tenere conto dell'apporto del variegato mondo della società civile, codificandone le richieste per irrobustire la linea di demarcazione con il mondo criminale. Ed ora ci spostiamo a Catanzaro per la giornata nazionale Legalità Mi Piace di Confcommercio, ideata per promuovere e rafforzare la cultura della legalità. Presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Industriale Ercolino Scalfaro in piazza Matteotti erano presenti le massime autorità civili, militari, religiose e della scuola. Si è parlato dei fenomeni criminali che riducono la competitività del sistema produttivo, alterano le regole del mercato e danneggiano le imprese del terziario. Analizzare e denunciare l'entità e le conseguenze dei fenomeni criminali sull'economia reale e sulle imprese. Con questa mission è nata la giornata nazionale Legalità Mi Piace, promossa da Confcommercio e che fa parte di una serie di appuntamenti previsti e calendarizzati nell'arco di tutta la settimana per promuovere e rafforzare la cultura della legalità, che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio. Al convegno che si è svolto all'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Ercolino Scalfaro di Catanzaro erano presenti fra gli altri il procuratore di Catanzaro Nicola Grattelli, il prefetto Luisa Latella e il questore Giuseppe Racca, oltre al presidente della provincia Enzo Bruno e numerose autorità militari e civili invitate dal presidente Pietro Falbo. Legalità Mi Piace è ormai un brand di Confcommercio riconosciuto. Noi vorremmo che non fosse semplicemente una giornata, ma che per i rimanenti 364 giorni si celebrasse il momento della legalità.
Come si espleta sul territorio? Tutte le Confcommercio d'Italia sono mobilitate per questa giornata. Noi abbiamo pensato di incontrarci qui all'Istituto Ercolino Scalfaro di Catanzaro per manifestare, per rappresentare ai giovani il sistema delle istituzioni e come le istituzioni possano e debbano agire sulle nuove generazioni. Nel corso della giornata c'è stato spazio anche per la presentazione di un'indagine di Confcommercio svolta in collaborazione con GFK Eurisco, che ha analizzato come sono cambiati i fenomeni criminali negli ultimi anni. Vi è una percezione leggermente superiore del sistema criminale e di tutto ciò che attiene ai fenomeni estorsivi, dell'usura, della criminalità in genere, della contraffazione, dell'abusivismo. Però stranamente in controtendenza il problema nei nostri territori. Sembra quasi strano, ma forse è dovuto alle tante operazioni di polizia che si sono susseguite sui nostri territori, quelli della provincia di Catanzaro in particolare, che probabilmente hanno dato la possibilità alla popolazione tutta, indipendentemente dal numero dei reati che, come ha sottolineato il prefetto Latella oggi, sono diminuiti, ma anche la percezione è diminuita. Forse invece è aumentata, secondo questa indagine del Centro Studi Confcommercio Nazionale, è aumentata nell'est d'Italia e forse ancora di più nel settentrione. Cambiamo ancora argomento. Il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, replica al senatore pentastellato Nicola Morra, che aveva chiesto il commissariamento per infiltrazioni mafiose. Il primo cittadino bolla come infondato e pretestuoso l'affondo dei 5 Stelle. Sentiamo. Gianni Papasso, sindaco di Cassanello Ionio, respinge al mittente, ovvero al senatore pentastellato Nicola Morra, le accuse di presunte infiltrazioni mafiose nel comune della Sibaritide contenute in una interrogazione parlamentare con la quale lo stesso chiedeva il commissariamento dell'ente. Il primo cittadino ha preso carta e penne e ha risposto punto per punto ai rilievi, parlando di inesattezze, scarsa conoscenza dei fatti, delle circostanze e della realtà cittadina. Nell'interrogazione il senatore Morra puntava l'indice in particolare contro l'affidamento di lavori alla ditta Garofalo Group nonostante un'interdittiva antimafia. Papasso parla di pettegolume strumentale ad alcuni personaggi che non hanno digerito la sua vittoria nelle elezioni del 5 giugno scorso, vittoria di un sindaco scomodo che ha fatto da sempre della legalità il suo presupposto amministrativo e politico. La prima inesattezza che salta agli occhi, scrive Papasso, è proprio quella relativa alla vicenda della interdittiva antimafia riguardante la società Garofalo Group. Lei deve sapere che sono stato io sin da subito a chiedere notizie in merito alla prefettura di Cosenza. Sempre io, aggiunge Papasso, ho preteso con immediatezza la revoca dell'appalto e la revoca del presidente del consiglio, parente diretto dei titolari della ditta. Pertanto l'interpellanza ha l'unico scopo di macchiare l'immagine della città di Cassanello Ionio, che ha i problemi riconducibili purtroppo ad ogni comune calabrese per quanto riguarda la tenuta dell'ordine pubblico, ma che è fatta per la stragrande maggioranza di gente onesta che neanche lontanamente è vicina alla mentalità mafiosa e criminale. Spiace solo, conclude il sindaco, che l'interpellanza sia servita a macchiare con accuse infamanti e prive di fondamento la mia persona e quella dei miei consiglieri, ragazzi appena ventenni e professionisti, che nulla hanno fatto per essere sottoposti alla gogna. Presentato il calendario Cosenza, un tesoro di città, frutto di una partnership fra le associazioni Terre Bruzie e Rigenerazioni, è un imprenditore privato e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Dalla sinergia tra pubblico, privato e associazioni nasce il primo calendario che valorizza il centro storico di Cosenza e rilancia il brand turistico-culturale della città Abruzia.
Cosenza un tesoro di città e questo è il titolo del progetto patrocinato dal comune, che immortala con gli scatti del fotografo Federico Mazza insoliti quartieri di una città sconosciuta che nasconde tesori preziosi. Il calendario ripercorre tutta la storia del centro storico di Cosenza e nasce appunto dalla sinergia delle associazioni di Terre Bruzie e di Rigenerazione, che hanno inteso promuovere, come al solito, delle iniziative però fatte da private. Infatti tutto il calendario è stato promosso senza soldi pubblici. Questo qui ha fatto sì che un po' tutti, diciamo, hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa. L'idea nasce dall'importanza di valorizzare i centri storici, perché i centri storici per noi come associazione sono uno scrigno da valorizzare, uno scrigno di tesori che racconta delle nostre tradizioni, la nostra storia e anche un po' come siamo fatti noi italiani. Noi in Italia siamo un paese denso di storia, pieno di storia, siamo un paese che però non la valorizza, deve essere valorizzata questa cosa, deve essere valorizzata attraverso anche operazioni come un calendario che faccia vedere questi luoghi che rappresentano la bellezza intrinseca dei nostri territori. Bene, questo era l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti di rilievo. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.